Se Netanyahu torna al potere lo deve in gran parte a quest'uomo. Itamar Ben-Gvir infatti porta in dote i deputati di Forza Ebraica, che con la coalizione sionismo religioso rischia di diventare il terzo gruppo politico della Knesset e soprattutto concorre con le sue posizioni politiche oltranziste a fare apparire il capo del Likud un esponente della destra moderata. Già, perché il programma di Ben-Gvir si spinge dove nessuno aveva avuto finora il coraggio di arrivare pubblicamente. Annessione della Cisgiordania senza contropartite, messa fuori legge dei matrimoni tra arabi ed ebrei, pena di morte per chi tira una Molotov, immunità per i soldati che sparano uccidendo palestinesi. Altro che la soluzione, due popoli, due stati. Da giovane, Ben-Gvir, leader del movimento che non esita a farsi definire di fascismo sionista, è stato processato più di 50 volte con accuse di istigazione alla violenza e condannato in almeno 8 casi. L'uomo non prova imbarazzo a dirsi vicino ai terroristi antiarabi di Kach, un gruppo responsabile nel 1994 del massacro di 29 palestinesi a Hebron, nemmeno dopo che gli Stati Uniti lo hanno inserito nella loro lista nera. Ora, grazie a Netanyahu, Ben-Gvir sarà al governo e forse in un ministero di grande importanza, grazie al successo alle urne che gli israeliani gli hanno tributato.